Buongiorno, oggi vi farò vedere lo smontaggio del gruppo di scatto del Pathos, dell'impugnatura Pathos D'Angelo 2 per la sostituzione del gruppo scatto che io ho già effettuato, visto che il vecchio molti lamentavano che si induriva e creava problemi. Quindi molto facile da smontare. Per prima cosa dovremo togliere il perno passante che blocca lo scatto. Io in questo caso ho una vite perché ho montato la staffa della Seagull. Quindi si toglie il perno. Adesso possiamo levare lo scatto. Eccolo. Mi raccomando, occhio a non perdere la molla che c'è qua sotto. E poi si potrà procedere allo smontaggio. Quindi con un cacciaspine. Sì, togliamo questa noce di scatto. E il grilletto. Eccolo. Questa è quella della modifica, invece questo era quello originale che era montato prima. Che comunque io l'avevo lo stesso lucidato e tutto, ma alla fine ho preferito, per non avere problemi magari durante le fasi di tiro su qualche preda magari importante, che potesse spaccarsi il gruppo di scatto. E questa è la modifica. Quindi, nonostante l'uso intensivo che ha avuto, non ha grossi problemi. C'è qualche segno qua, ma verrà di nuovo tutta lucidata per bene e poi rimontata. Anche sulla facciata del grilletto una bella lucidata. Poi lo tratterò con un leggerissimo velo di grasso al silicone, ma proprio deve essere un leggerissimo velo. Adesso rilucido tutto e poi rimonto. Questa modifica era la modifica della Hermes. Adesso, per vedere la differenza di spessore tra l'originale e quello che ho sostituito. L'originale come larghezza è 4,85. Questo sostituito e 5,90, quindi anzi 6 mm a qualche punto, quindi rimane molto molto più spesso. Il grilletto invece mi pare che sia uguale, 4,80. No, tutte e due sono stati praticamente allargati di più, sia il grilletto che la noce di scatto. Ho effettuato la lucidatura utilizzando prima della carta bagnata grano 800, poi ho finito con i feltrini, col Dremel e la pasta abrasiva. Qui qualche segnetto è rimasto, questo è causato dall'asta quando vai a caricare, però già andava bene com'era, eh? Però lucidato così penso che sia ancora meglio, per ridurre proprio al minimo gli attriti. Ok, adesso prima di montarlo procederò a dargli un pochetto di grasso al silicone. Io generalmente uso questo, ma deve essere proprio una spennellata, non bisogna esagerare. Adesso faremo la manovra inversa per rimontare il tutto, quindi il grilletto. Mi raccomando, una passata di grasso al silicone, specialmente nel perno all'interno e nelle varie pari di contatto, ma appena una toccata di grasso deve essere. Ok. Poi la noce di scatto, anche questa passata per bene.
inferno. Ok. Ecco qua. Mettiamo la vite. Se non avete la staffa, ovviamente metterete il vostro perno. Adesso prova. Perfetto, sgancia subito. Ok. Anche questo è fatto. Questi, molti si lamentano dell'impugnatura a pathos, però è molto lavorabile. Per me non andava bene, infatti in questa parte qua ho mangiato con la carta vetro e poi ho risistemato in modo che arrivo bene allo scatto. Ok, spero che il video sia utile, vi possa servire a vedere un attimino come fare a smontarlo, anche se è una cosa molto semplice. Grazie comunque della visione e se volete iscrivetevi al canale. Ci sentiamo alla prossima.